tutti cantano Sanremo. In diretta da Sanremo, qui nella postazione Radio Bruno, area stile, Annalisa, ciao. Ciao, grazie ed eccomi. Terzo Sanremo. Terzo Sanremo, sì. Però devo dire che ogni volta l'emozione si rinnova e secondo me è sempre di più. Perché man mano che prendi coscienza, no, delle cose che fai e le conosci un pochino meglio di volta in volta, in realtà sei più agitato, perché sei un pochino più appunto consapevole di quello che fai e quindi più teso, però una tensione ovviamente positiva, perché è sempre bello salire sul palco e finalmente per la prima volta cantare una canzone che hai nel cuore da tanto tempo e sulla quale stai lavorando da tanto tempo senza poterla far sentire alla gente, capito? Quindi non vedi l'ora, diluvio universale, non un diluvio l'ora. Di parole, sì. Bellissima. Esatto, un diluvio di parole, perché questa canzone sostanzialmente è scritta da me insieme a Diego Calvetti. È una canzone che si propone di dare una definizione dell'amore, no? È un excursus sull'amore, però ovviamente questa è un'impresa impossibile, dare una definizione di che cosa sia l'amore. Quindi il tutto diventa poi un flusso di coscienza tra immagini, ricordi, speranze, pensieri che poi si traducono appunto in un flusso di coscienza vero e proprio, e ci sono quei momenti che rimangono scolpiti nella memoria nell'arco di una vita, infatti sono momenti anche lontani tra loro, magari anni, e questo è una canzone alla quale tengo tantissimo, che mi emoziona tantissimo, ogni volta che la canto entro in un trip incredibile e faccio fatica a uscirne una volta finita, perché è così, è fatta così, è molto intensa, e spero che un po' di questa emozione possa arrivare anche a chi ascolterà. Arriva, perché sul palco è un'energia unica, una consapevolezza maggiore, una forza incredibile, davvero. Grazie, grazie, sono molto felice, grazie mille. Parliamo della serata delle cover. Sì. Un omaggio a Gianna Nannini. Esatto, un omaggio a Gianna Nannini con questa canzone che a me piace da morire, penso che sia una canzone che ha fatto storia. E soprattutto io l'ho scelta perché mi permette di toccare un lato dell'amore che nel diluvio universale non c'è. C'è tutto questo excursus sull'amore intenso e l'emotività, però il lato fisico della passione non c'è. Invece in America tocchiamo l'altra faccia dell'amore e chiudiamo il cerchio. E poi è una canzone che mi permette, quando salgo sul palco la sera delle cover, appunto, anche di fare un po' di festa, perché è una canzone energica che insomma mi diverte anche oltre ad emozionarmi. Per quel che riguarda la chiusura di un cerchio lavorativo, l'album, bisogna aspettare come i fiori più belli primavera. Sì, esatto, l'album esce il 15 aprile e si chiama Se avessi un cuore. È un album scritto tutto da me, e dentro ci sono canzoni a cui tengo molto, scritte in un arco di tempo abbastanza lungo. C'erano delle cose che mi ero tenuta nel cassetto per il momento giusto e adesso è arrivato il momento. Ci sono delle cose che invece ho scritto l'anno passato in tour, cioè ero in macchina, scrivevo delle robe con l'applicazione col pianettino del telefono, buttavo giù appunti, cose, e cose anche decisamente recenti, quindi è un album eterogeneo se vuoi, però il grosso filo conduttore è la scrittura, perché sarà un album più cantautorale, anche se è molto moderno dal punto di vista delle sonorità e della produzione, quindi tanta roba, non vedo l'ora insomma di condividerlo. Grazie mille ad Annalisa. Grazie a te. Se puoi salutare gli amici di Radio Bruno. Ciao a tutti gli amici di Radio Bruno, vi mando un abbraccione. A presto.